Ciao a tutti e benvenuti su The Guitar Class. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video che andremo a pubblicare. Oggi ci occupiamo con una piccola recensione di questo corposo e interessante volume di teoria, analisi e composizione curato da Massimiliano Chiaretti e Alessandro Augusto Fusaro per Volonté & Co. Il volume è molto corposo, di 288 pagine, prevede anche la presenza di un CD con gli esercizi e gli ascolti di Ear Training e la possibilità di scaricare lo stesso materiale lavorandoci online sul sito dell'editore. Andiamo un attimo ad analizzare l'indice per capire l'impostazione di questo volume. Gli autori hanno voluto creare una sorta di raccordo tra mondi diversi, quindi un volume non più impostato solamente in maniera tradizionale sulla musica classica e quindi su quelle che sono le basi dei concetti teorici e di analisi della musica tradizionale, ma ovviamente, essendo un volume che ha questa ambizione di essere trasversale, hanno inserito molti elementi che sono utili anche a chi ovviamente ha un approccio di tipo moderno con linguaggi diversi e questo ha ovviamente espanso soprattutto la parte sulle scale e sulle armonie, rendendola estremamente interessante e ricca di spunti che normalmente è difficile trovare all'interno di volumi di questo tipo e destinati a questo tipo di utenza. E il volume ha anche una certa progressività abbastanza estrema, quindi partiamo veramente dagli elementi base, addirittura dalla notazione, quindi diciamo pur rivolgendosi a un pubblico di una fascia di età e di studio media, quindi parliamo di studenti del primo liceo, ad esempio, ha comunque un'ampia sezione, soprattutto le prime 7-8 unità, dedicata ovviamente agli elementi chiave e basilari della lettura, della comprensione della semiografia musicale e di tutto quello che riguarda ovviamente l'utilizzo proprio della notazione di base. Ogni gruppo di unità è seguito da una verifica di autocontrollo che permette allo studente di appunto mettere in pratica e rendersi conto se ha acquisito ormai in maniera definitiva tutti i contenuti delle unità studiate. In ogni unità, come vedete dall'indice, è possibile trovare esercizi di ear training, solfeggi ritmici parlati e poi nelle unità successive anche solfeggi cantati. Dal punto di vista degli argomenti, possiamo andare ad analizzare all'interno delle varie unità come alcuni elementi di tipo compositivo vengano inseriti in maniera non raggruppata, ma spalmati all'interno delle varie unità in modo da proseguire coerentemente con l'apprendimento di base e fornire allo studente già una semplice applicazione del concetto compositivo. È una cosa abbastanza nuova, che non c'è in nessun altro volume che io conosca, e quindi permette di inserire appunto elementi più avanzati, già però nelle prime fasi di studio. Una cosa interessante che ho trovato è il riferimento, ad esempio, a repertori molto conosciuti o comunque a repertori che fanno parte dell'immaginario collettivo degli studenti o comunque di facile reperibilità, usando questi repertori come elementi di comprensione di particolarità tecniche, che possono essere gli intervalli piuttosto che gli accordi, piuttosto che i ritmi, e quindi usando questo elenco dei brani suggeriti come una sorta di biblioteca di riferimenti mnemonici dal punto di vista musicale che possano suggerirci come suona un certo intervallo, come suona un certo ritmo, come suonano certi accordi. Ecco, questa è una cosa che altri volumi in passato hanno già diciamo così, utilizzato, ma che comunque è un'ottima soluzione che arricchisce chiaramente il lavoro di studio e permette con facilità di memorizzare l'elemento melodico, ritmico o armonico, collegandolo alla memoria di una canzone o di un brano o di un pezzo di musica classica. La grafia del volume
è molto curata, forse un po' densa la scrittura, ma il carattere rimane sempre molto chiaro, e d'altronde il volume è molto corposo, quindi immagino che anche per contenere un po' l'aspetto economico e mantenerlo all'interno di un prezzo di estrema accessibilità si sia fatta questa scelta. Il formato comunque è molto grande, le pagine sono di una carta molto curata, quindi permettono di avere un approccio di studio e di lettura estremamente positivo. La grafica musicale è discreta, forse alcuni aspetti relativi alla spaziatura all'interno dei solfeggi potevano essere leggermente più curati, ma insomma parliamo di piccoli dettagli che, essendo una prima edizione, sono sicuramente perfettibili. Ecco qui ad esempio vedete un esempio di tabellina con i brani su cui lavorare per riconoscere i tempi. Io adesso sto scorrendo le pagine per farvi vedere anche l'impostazione generale. Chiaramente le prime 8 unità, come vi ho detto, sono relative all'aspetto basilare della lettura e della comprensione musicale. Dalla unità 9 introduciamo la chiave di basso e quindi andiamo ad espandere ad una seconda chiave l'aspetto della lettura, e progressivamente ovviamente le altre unità, ecco, dalla 10 introducono concetti un pochino più elevati, come ad esempio il discorso delle scale maggiori e della struttura delle scale. E un'altra cosa interessante è che le scale sono state raggruppate non tanto come sistema globale, ma con vari step, e quindi vedete che dall'unità 11 fino a 3 alterazioni, quindi un gruppo di scale che viene analizzato in anticipo, e poi via via vengono introdotte le altre. Non si vuole lavorare solo su un aspetto puramente teorico, ma introdurre via via altri concetti come quelli di tonalità. Dall'unità 12 vengono introdotti elementi relativi all'aspetto compositivo, quindi quello che magari normalmente diventa un elemento a cui si arriva solamente dopo aver fatto già qualche anno di studio, viene invece utilizzato come punto di partenza e non di arrivo. E questa è sicuramente una bella innovazione, per cui concetti relativi alla composizione vengono accompagnati a concetti teorici di base. Qui abbiamo i riferimenti per gli esercizi, vedete, sempre con la traccia numerata, che siano esercizi ritmici, esercizi di ascolto o solfeggi parlati o cantati. E qui, come vedete, anche qui un elemento teorico di base, come quello dei gruppi irregolari, e un altro elemento relativo alla composizione, che introduce concetti già importanti, come quello delle cadenze e delle frasi. Ecco, questo è sicuramente un approccio diverso, chiaramente va sperimentato se efficace, ma immagino che gli autori lo abbiano già provato, no? Nella loro esperienza didattica, e di sicuro molti elementi che vengono introdotti sono tali da rendere l'esperienza con la teoria e con l'aspetto analitico estremamente positiva e divertente, perché comunque elementi di tipo compositivo vanno a sommarsi e magari diventano lo spunto per applicare e mettere in pratica i concetti appena appresi. Qui siamo già nella sezione relativa agli intervalli, quindi unità 17. Chiaramente, ecco, discorso dei solfeggi cantati arriva ovviamente in modo inerente alla presentazione dell'aspetto teorico degli intervalli. Quindi queste due unità vanno ad introdurre tutti i concetti relativi agli intervalli. Come sempre, ogni unità è corredata di esercizi di lettura e di scrittura e di ascolto. Si applica, da un punto di vista costruttivo della musica, quello che era invece solamente l'aspetto analitico della scrittura e del contenuto armonico melodico. Quindi, come vedete, un approccio estremamente complesso, ma al tempo stesso di facile utilizzo. Abbastanza curata anche l'unità relativa agli abbellimenti, anche se forse, ecco, proprio sull'aspetto più tradizionale degli abbellimenti magari si poteva aggiungere qualche casistica più dettagliata, perché nell'uso comune sappiamo che gli abbellimenti sono oggetto di grandi dibattiti che attraversano chiaramente storie musicali degli autori,
periodi storici, e quindi magari, ecco, questo forse poteva essere leggermente più ampio, con magari qualche riferimento in più da un punto di vista storico-analitico, ma comunque è esaustivo comunque dell'argomento, ed è chiaramente sempre un libro, è un primo volume, quindi sicuramente ci saranno nello sviluppo successivo degli altri volumi approfondimenti in merito. Ecco, un'altra cosa su cui volevo attirare la vostra attenzione, superata ovviamente qui la metà del volume circa, siamo alla seconda verifica di autocontrollo, è l'introduzione del concetto di improvvisazione, che difficilmente viene trovato in un manuale di questo tipo, e quindi concetti di improvvisazione applicati ovviamente anche alla composizione. Ecco, ci sono sempre due argomenti, come vedete nell'unità, che vanno a compenetrarsi, pur venendo da ambiti diversi di studio, e quindi lo stimolo all'improvvisazione è chiaramente un segno anche di una didattica pensata oltre la tradizione, oltre l'aspetto puramente interpretativo, esecutivo del musicista. Lo scopo qual è? Dotare lo studente di capacità che siano le più complete e ampie possibili per affrontare chiaramente esperienze musicali diverse. Ecco, qui vi faccio vedere un piccolo esempio di un suggerimento di Ear Training relativo a alcuni intervalli da ritrovare in una lista di canzoni. Quindi quello che vi dicevo prima, cioè un suggerimento di ascolto che ovviamente, a parte ampliare le conoscenze, diciamo puramente così, da un punto di vista bibliografico della musica dello studente, ci permette anche di legare subito nella nostra memoria un certo tipo di intervallo alla sua realizzazione, quindi sicuramente di consolidarne la memoria musicale all'interno del nostro orecchio. Come vedete, quindi si continua a sviluppare un argomento di riferimento per la parte teorica, un argomento per la parte compositiva, e questa logica, diciamo così, attraversa tutto il volume. Una cosa su cui volevo attirare la vostra attenzione è l'esistenza all'interno del volume di un'analisi dettagliata di molte altre scale che non sono quelle comunemente usate, e quindi che ci permette di ampliare la conoscenza di base. Abbiamo qui la scala minore bachiana, ma avremo anche la scala blues, la scala pentatonica, e quindi c'è un bel elenco di scale. Chiaramente si esplora anche tutto il circolo delle quinte, compreso la possibilità di andare oltre i sette bemolli e i sette diesis, quindi un altro di quegli argomenti teorici che normalmente nell'approccio di un testo, diciamo così, destinato alla scuola non viene utilizzato. Ecco, una cosa importante, proprio per rendere il volume il più trasversale possibile alle esperienze degli studenti, abbiamo anche una interessante sezione dedicata ai modi, alle scale modali, in questo caso i modi della scala maggiore, ma comunque è già un ottimo punto di partenza per tutto quello che esula dal contesto puramente classico e tradizionale. Scala maggiore armonica e minore napoletana, quindi una bella sezione, scale artificiali eptafoniche, esafoniche, ottofoniche, scale simmetriche, quindi come vedete si va ben al di là di quello che è l'elemento consueto, cercando di ampliare il più possibile la conoscenza di base delle varie possibilità musicali che le scale offrono. Un interessante punto di riferimento può essere quello delle attività dei laboratori multidisciplinari. Ecco, questa è una sezione molto breve, ma che può dare degli stimoli di lavoro coinvolgendo varie discipline, e come vedete viene già impostata una sorta di progetto, e ce ne sono diverse come suggerimenti relative chiaramente agli argomenti del testo. Vi riassumo brevemente: abbiamo più di 200 esercizi teorico-pratici, 190 solfeggi, 100 esercizi di ear training e 100 tracce audio, più le proposte multidisciplinari e laboratoriali. Punti di forza sicuramente la ampia trattazione delle scale, l'ampia e presente in maniera continua attenzione all'uso di strumenti multimediali, quindi ear training, solfeggi, ascolti, eccetera. Ottima la presenza di
tabelle riepilogative relative ai suggerimenti per gli intervalli, per i ritmi, per le armonie. Ottimo anche il discorso di accoppiare elementi più avanzati come quelli compositivi a quelli tradizionali dell'impostazione di base della formazione, quindi note musicali, lettura delle chiavi, eccetera, eccetera. I punti di debolezza in parte possono essere visti anche nei punti di forza. Proprio l'estrema ricchezza di tutti gli argomenti potrebbe creare qualche difficoltà di utilizzo, soprattutto in alcuni argomenti accoppiati, e qualche indicazione in più relativamente alla gestione del download che non ho trovato nel volume, che chiaramente è molto semplice recandosi sul sito dell'editore, ma che comunque non ha un legame diretto col volume, quindi richiede un pochino di attenzione. Comunque è un volume estremamente completo che sicuramente i colleghi che si occupano di questa parte disciplinare potranno prendere in considerazione in quanto moderno, completo appunto e ben costruito. Per oggi è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!